It's media, it's art. Sconfiggiamo la morte, di Davide Guida. Com'è strana questa vita. Un momento si sorride, si gioca, ci si diverte, da soli o con amici, con i colleghi, al lavoro, al bar, in un locale notturno. Qualche ora dopo, alla spensieratezza, sopraggiunge un malessere, un enorme ostacolo, una difficoltà, la paura, l'angoscia, il terrore. Ho capito cosa può significare soffrire, tremare, piangere. Ho capito che cosa vuol dire il respiro che manca, l'impossibilità di riavere la libertà, di poter invocare aiuto, di poter strillare sperando inutilmente che qualcuno accolga la tua disperazione. Ho capito che cos'è una lacrima che spunta dagli occhi, una bocca secca, una piaga sporca di sangue. Non sapere se di fronte a te ci sarà ancora la vita o ci sarà la morte che, implacabile, ti solleverà e ti porterà via con sé. Ma la volontà di resistere, la brama di riconquista della propria vita, della propria libertà, della propria serenità, se sarà realtà, diventerà poi la più grande delle emozioni. Sarà questa la sconfitta della morte. Crediamoci. Non sarà certezza, ma non sarà impossibile. Perché dopo interminabili secondi di angoscia e di terrore, è ciò che noi più desideriamo. La paura è il male. E il male non può spegnere un desiderio, un'emozione, un soffio di vita. E allora sconfiggiamo la paura. Sconfiggiamo la morte. E così sia.